Buonasera, un calorosissimo benvenuto a tutti gli amici di Non Solo Musica. Benvenuti per una nuova puntata. Quest'oggi assieme a Michelangelo, carissimo. Buonasera. Come stai? Bene, benissimo. Assieme a Michelangelo andremo a intervistare un cantante di livello internazionale, compositore davvero molto bravo. Lo diciamo assieme, chi sarà? Uno, due, tre. Paolo Belli. Allora andiamo a vedere l'intervista e poi vediamo le immagini del concerto. Anche perché tra poco sarà su quel palco, quindi ce lo godiamo, viva la musica dal vivo. Cosa ne pensi di Paolo Belli? Da 20 anni che porta groove in giro per l'Italia, buona musica, il soul, il rhythm and blues rigorosamente all'italiana. Questa sera ce lo gustiamo, intanto andiamo a conoscerlo. Quindi non ci resta altro che andare a vedere l'intervista e poi le immagini del concerto. Vai! Ladies and gentlemen, ragazzi, abbiamo il grandissimo piacere oggi di avere con noi Paolo Belli. E allora Paolo, benvenuto ad Agrigento, come stai? Grazie, benissimo, anche perché questa sera grazie a Joe e a Giulio ho l'opportunità di esibirmi in uno dei posti preferiti dal sottoscritto, perché quello che facciamo noi, che fondamentalmente non dovrebbe essere roba italiana, in realtà facciamo delle cose che noi per primi italiani, soprattutto i siciliani, hanno esportato in America. Luis Prima, no, è stato uno dei pionieri. E qui, nonostante ci sia una grandissima tradizione, insomma, di musica popolare, c'è anche un grandissimo attaccamento per quanto riguarda proprio lo swing, il blues, il soul, il funk. E perciò sono contento, insomma, perché ogni volta che giro al mondo mi diverto molto con la mia musica. Però quando vengo qua c'è qualcosa in più. Però c'è anche un purtroppo, che qui si mangia troppo bene. E quindi comincia le diete quando arriva in Sicilia, le diete se le può dimenticare, le potrebbe anche lasciare. Certo. Approfitto subito per chiederti una cosa e poi lascio la parola a Michelangelo a continuare l'intervista. E tu dicevi comunque anche prima che sei stato in diverse parti del mondo e la tua carriera inizia con studi tipo classico, sei stato al conservatorio. Io ti volevo chiedere semplicemente cosa ti senti di consigliare ai ragazzi che come noi giovincelli si apprestano a entrare nel mondo dello spettacolo e che magari ti vedono un po' come un punto di riferimento importante? Guarda, io consigli non ne do, dico solo qual è stata la mia esperienza e posso dire che la mia esperienza mi ha portato fino qua, quindi se qualcuno vuole provare a fare quello come ho fatto io, se ci sono riuscito io ci può riuscire chiunque. E il mio percorso è stato studiare tantissimo, ascoltare tantissimo gli altri e fare gavetta, non fatevi, per quello che penso io, insomma, non fatevi così circuire da trasmissioni molto facili. Infatti, ho fatto una premessa, cioè, era quella degli studi. Possono anche servire certe cose. Ma sai, concludo dicendoti questo: guarda, io sono uno che dice che non è vero che il treno passa una volta solo nella vita. Io sono uno di quelli che crede invece che il treno passi tutti i giorni, ma il treno si ferma anche tutti i giorni. E quando si ferma, che vi caricano su, il giorno dopo si riferma di nuovo e se vi fate trovare impreparati, dovreste avere un po' poi vi fanno scendere per stare su quel treno lì. A me serve
aver fatto feste di piazza, matrimoni, funerali, ho fatto tutto quanto, e poi uno deve anche fare un minimo di analisi, insomma, fare guardarsi allo specchio e chiedersi se poi se qualcuno dall'alto ti ha dato anche un po' di fortuna, di talento, insomma, perché se no poi studiare, fare esperienze con gli altri. Paolo Belli! C'è una canzone che voglio fare subito perché mi diverte ogni volta che vedo tanta gente. E perché canto spesso questa canzone? Perché sono uno che girando il mondo si è accorto che grazie a Dio ci sono delle cose che sono così, che danno onore all'Italia. Di solito in giro per il mondo parlano male spesso solo male di noi, e invece ci sono degli artisti che hanno fatto delle cose straordinarie, e ce n'è una che la canto ogni volta perché sono fiero che in giro poi si parli bene di noi italiani. E la canzone è questa. Penso che un sogno così dipingevo le mani e la faccia di blu, poi d'improvviso venivo dal vento rapito e cominciavo a volare nel cielo infinito. Mentre il mondo pian piano svaniva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Che abbiamo scritto noi. Nomi molto importanti. Qui alla mia sinistra vediamo Giulio Todrani, una delle voci più importanti del panorama italiano del soul. Ci ricordiamo di posso dare del tu solo per stima, devo. Come cosa significa suonare il soul in Italia, in una nazione che spesso ai giorni nostri guarda molto alla musica pop, continuare a suonare il soul, il rhythm and blues, portarlo in giro tra la gente? Io credo che si fa soltanto per noi la musica, la facciamo noi, per noi, e poi chi vuole usufruire di questo messaggio. Io volevo cambiare nome al gruppo, prima abbiamo messo nome I Vorrei la pelle nera, lo ricordiamo. Invece era missione, ho detto missione soul volevo fare io, perché è una missione, nel senso che comunque devo dire una cosa,
i concerti che facciamo, lo se ne accorgerà anche, sicuramente anche lui, ci sono una marea di giovani che piace questa musica, perché non la conoscono ovviamente, no? Però piace questa musica, poi non a caso questo periodo stanno riuscendo tutti quanti, tutte le cover di Marvin Gaye, di Otis Redding, di lo stesso... Anche nelle nuove produzioni c'è un grande ritorno alla musica nera, comunque sì, sì. Sia... E comunque è una soddisfazione suonarla per noi la musica, questo tipo di musica qua. Veramente bella è che oggi, negli ultimi anni, anche in Italia, quando si parla di musica arrivano nuovi concetti che fino a 15 anni fa non si usavano, a meno che non si parlasse di addetti ai lavori. Sentire parlare in televisione di groove, ad esempio, prima non si sapeva cosa fosse. Oggi arrivano questi termini nell'uso popolare e significa che veramente si sta seminando bene, o forse si è seminato bene, ed oggi in qualche maniera comincia a uscire veramente fuori l'anima nera della musica. Beh, diciamo che oggi proprio la musica si è evoluta, cioè tutti fanno musica, tutti con tutti questi strumenti nuovi, apparecchiature. Stavo dicendo a lui poi, dovunque vai c'è sta uno che fa piano bar, non suona nessun strumento, c'è un computer, una cosa, e suona. E quello secondo me non è bello, secondo me è un po' la morte, diciamo, è proprio questo. Bisogna, come ha detto lui, bisogna studiare per suonare, bisogna studiare, studiare, studiare. E arriviamo, insomma, una delle... Per poter suonare per ballo, per di qualcosa. Una delle figure veramente, innanzitutto siciliane, perché ci piace rinomare... Gioco in casa. Andare a sottolineare, insomma, quelle che sono le personalità che portano la musica dal vivo in giro. Ancora ospiti con la Dottor Joe Castellano, Super Blues Band. Questa sera cosa ci farete ascoltare? Una piccola
Ma stasera facciamo, più che altro vuole essere una bella festa, visto che appunto ci tra troviamo, amici. Esatto, tra amici, per la prima volta con vecchi amici e con persone con cui io non mi vedevo da veramente tanto tanto tempo. Abbiamo la fortuna di ritrovarci. Cosa facciamo insieme? E alla fine facciamo una bella sorpresa, una canzone che è il simbolo è il simbolo italiano nel mondo, io dico, anche perché Modugno con queste canzoni ha fatto veramente storia in tutto il mondo e tutto il mondo ci riconosce per questa canzone, e anche perché appunto il sole si deve aprire spesso a quella che è la musica leggera, pop e altro, e d'altra parte ha attinto molto anche da questi altri generi, quindi io stasera sono felice perché oltre che un mio set, anche avvalendomi di un grande talento che è Daria Biancardi, che è una cantante che io reputo, e non solo io, un nuovo talento veramente della musica soul confermo, italiana, perché dal sound c'è chi siamo veramente, una grandissima voce, io la chiamo la figlia di Aretha Franklin, perché ha una timbrica veramente, un'anima nera anche lei, sì, ha una timbrica molto molto simile. E oltre che il mio set di brani miei, faremo con Giulio dei brani miei e anche dei classici, anche perché io e lui siamo, ogni tanto quando io e lui ci mettiamo a parlare al telefono siamo un pericolo, io dico sempre, perché cominciamo a rievocare nomi del 69, del 72, cioè gruppi sconosciuti che solo noi appassionati conosciamo, ma che avevano fatto veramente storia all'epoca e che la continuano a fare secondo noi. E poi con Paolo faremo i brani che lo hanno reso celebre oramai nel mondo, con all'epoca con i ladri, i famosi ladri di biciclette, ma tutt'oggi quando lui suona in giro con questi brani ancora devo dire che riesce a far muovere qualsiasi piazza e qualsiasi persona, anche la più avanti in età si muove grazie ai brani che Paolo ha reso sicuramente super super famosi. Beh, io una domanda un po' curiosa veramente la tenevo in serbo per Paolo Belli. Ci siamo resi conto che Antonio De Curtis ritorna sempre nelle mie canzoni, nelle tue canzoni, come mai? Non lo so. Totò, il mitico Totò. Certo, avevo capito perfettamente. No vabbè, magari per chi? Ma io dico sempre di avere la Totò ite. Pensa che quando ero ragazzino sono scappato di casa e sono andato a... E mia madre quando ha chiamato la polizia ha detto è scappato, non sappiamo dove sia, ma immaginiamo, probabilmente è a Napoli. Perché gli avevo sempre detto prima o poi sarei andato a visitare i luoghi dove... ha vissuto il grande principe, e questo suo modo di vivere mi ha influenzato tantissimo, e nelle mie canzoni spesso faccio o riferimenti ai suoi modi di dire, o proprio lo cito, ma più che altro è un punto di riferimento di vita, insomma, perché era una persona dotata naturalmente di grandissima arte, ma la cosa che mi piace molto è che in maniera molto privata, molto silenziosa, si dava da fare parecchio per gli altri. Quindi è una persona che mi ha e mi dà tuttora un grande insegnamento, come lui ce ne sono stati e tanti altri. Però insomma, artisticamente, umanamente lui è una persona, poi è sempre stato molto fuori, è sempre uno che non lo vedevi mai alle feste mondane. Mi piace molto il fatto che lui era le due maschere, no? Il principe e il Totò. E io, Dottor Jazz e Mr. Funk, mi piace che quando uno si esibisce deve tirare fuori la parte più popolare che c'è dentro di lui. Poi quando si spengono i riflettori, lui mi ha insegnato che è meglio stare un attimo di là, un attimo dall'altra parte. Va bene, allora diamo un saluto a chi segue non solo musica, quasi sta respirando veramente il rhythm and blues, il soul, lo swing. Ci salutiamo e ci augurate musica dal vivo. Sta respirando anche cannoli perché a casa di Gio che non fanno benissimo alla dieta. No, soprattutto alla dieta no. Ci diamo un augurio di buona musica dal vivo allora. Certo, grazie. Va bene? Grazie. Buona musica a tutti. Sicuramente sarebbe.
storia di un gruppo di eroi senza cuore. Sono tutti alti, ricchi e snelli, tranne io, che sono Paolo. Ho avuto guai in serie con polizia e canastri, siamo là, qui là, di biciclette, siamo là, qui là, dai, siamo qua, ci piace lì, ridere, rubare, ladri, sì, 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 ma personale, sulle mani. Se la banda è della malavita, di prima chitto fanno compassione, ma poco dopo, mamma che impressione! Allora avete capito, se vedete questa gente, non succede niente, girate la larga e rimanete seri. Io è proprio vero, sono un deficiente, ma di quelli veri. Siamo là, là, ridi biciclette, siamo là, 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 e siamo qua, ci piace ridere, rubare, ladri, sì, 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 ma personale. Siamo là, là, ridi biciclette, siamo là, ci piace ri, siamo là, 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 e siamo qua tutti soli. Che la gente qui era fredda, me l'hanno detto quelli di Catania, eh? Ambasciatore non porta pena. Ma c'è una cosa, naturalmente, che di là degli scherzi del vostro mare, c'è una cosa invece che è la verità. Il vostro inno, l'inno di Aragona più famoso, una delle canzoni più famose del mondo, e quindi vorrei intonarla assieme. Io soy un hombre sincero, e donde crece la palma. Io soy un hombre sincero, donde crece la palma. Y antes de morir te quiero cantar mi verso de alma. Vamos amigos, Guantanamera, Guaira, Guantanamera, vamos, vamos. Angelo, angelino, un bacio, forse andiamo all'inferno, ci andremo sotto braccio. Paolo Belli! Allora, approfittiamo per mandarvi un po' di immagini dell'inizio del concerto. You
piacere e l'onore di presentarvi stasera la mia speciale sezione fiati. Inizio dalla tromba di Mr. Luis Romeo Leputa. Signori, Mr. Joe Catalano, so bene! Grazie.